Alleanza Italiana Stop 5G organizza. Restiamo umani, resistere alla transizione digitale dell'Agenda 2030. Un evento unico, il primo. Per partecipare e seguire i lavori dal vivo, scrivere una mail all'indirizzo stop5gmeeting@gmail.com. Lo faremo insieme a medici, ricercatori, docenti, esperti, giornalisti, saggisti, filosofi e pensatori liberi. Maurizio Martucci, giornalista, scrittore e portavoce nazionale dell'Alleanza Italiana Stop 5G. Ilaria Bifarini, economista e saggista. Massimo Cascone, giornalista indipendente. Giorgio Matteucci, docente scolastico. Massimo Fioranelli, medico, docente universitario. Franco Giovannini, medico, ricercatore scientifico. Silvia Guerini, saggista, ecologista. Enrico Petrucci, scrittore e divulgatore. Emanuele Mastrangelo, giornalista e scrittore. Costantino Ragusa, saggista, ecologista. Gloria Germani, filosofa. Restiamo umani. Resistere alla transizione digitale dell'Agenda 2030. Per info e prenotazioni, scrivere una mail all'indirizzo stop5gmeeting@gmail.com. Media partner Oasi Sana, La Casa del Sole TV, Come Don Quixote, Le Ali del Brujo, Border Night. Dalle 10 alle 18 cercheremo di capirlo insieme domenica 2 aprile 2023 a Vicovaro, alle porte di Roma, nel primo convegno nazionale di resistenza umana come denuncia alla transizione digitale nell'Agenda 2030. Cos'è l'Agenda 2030? Cos'è il grande reset e la quarta rivoluzione industriale? Perché stiamo passando al 5G e che cos'è la società del tecnocontrollo? Perché una grande fetta dei fondi post-emergenza sanitaria sono destinati alla transizione digitale? Che cos'è la scuola 4.0 e quali programmi stanno portando avanti sui nativi digitali? Quali saranno gli effetti sanitari di un'iperconnessione permanente e perché la medicina del futuro è la nanomedicina e la nanorobotica? Che cosa è stato trovato nel sangue degli inoculati? E poi dove ci porterà il metaverso e che cos'è il transumanesimo? Perché le religioni hanno abbracciato l'intelligenza artificiale? Che cosa sta accadendo all'umanità e dove sta andando il mondo intero caduto nella grande rete?